Count Basie, chiudersi, quello della notte qui sulla Piccandina. Sottofondo Booster, un jazzista moderno, diciamo, che ci vuole, lo metto sempre, mi piace anche, non solo come sottofondo ovviamente, però diciamo, in questo caso mi sembrava quasi d'obbligo. Allora, proseguiamo la storia. Dobbiamo fermarci un attimo perché con questo, con Count Basie, con questo ritmo swing, io penso, la mia mente va subito, il mio pensiero va subito al mitico Ermindo Bottai. Salutiamo. Grande maestro dello swing. Maestro di jam session, memorabile. Esattamente. Lui, l'uomo che quando non suona parla, quando non parla suona. È sempre a fare qualcosa, però fa sempre una grande simpatia, un grandissimo batterista. Ora non, è limitativo dire maestro dello swing perché ha fatto tantissime altre cose, però quando gli sento fare ritmi swing è un mito. Diciamo un applauso allora. L'ho portata al lavoro questa sauna, mi hanno preso per pazzo, intanto la voglia schiacciare i bottoni, uno di quelli che va per le maggiori da dire è questo. Oddio! Anche quest'altro però. Sono un po', diciamo, triviali. E non vi diremo se sono veri o falsi, usciti dalla macchina. Quindi proseguiamo, dicevamo, la nostra storia del jazz, maestro. Dove arriviamo? Beh, sì, allora, facciamo qualche salto, in realtà nemmeno più di tanto in ordine di tempo, però allo stesso tempo nel periodo in cui Basie e Duke Ellington impazzavano a New York, iniziavano anche i primi grandi virtuosi e solisti del jazz. Un filone che poi si evolverà e darà i suoi frutti con veramente dei virtuosismi incredibili. Forse il pianista più strabiliante in quanto a tecnica pura, certamente uno dei più strabilianti, è Art Tatum, che è il pianista ceco e cecoslovacco. Esattamente. Cecoslovacco fin dalla nascita, cioè è nato in Cecoslovacchia. Se fosse stato ceco avrebbe inventato il film ceco. Esatto. Se fosse stato tutto avrebbe inventato il film. Potremmo andare avanti fino a mezzanotte e mezzo. Cavolate da Elio. Comunque, ecco, qui si parla veramente di un virtuosismo sconvolgente, veramente in un'epoca in cui i pianisti, i musicisti si sfidavano. Non so se hai visto il film La leggenda del pianista sull'oceano, certo. Dove a un certo punto c'è Jerry Roll Morton che sfida il protagonista, una sfida proprio pianistica a chi è più virtuoso. Ecco. E alla fine sai cosa succede? È vero, si rompe qualcosa, non mi ricordo, mi sembra che qualcuno va. A proposito di questi aneddoti sulle capacità appunto di virtuosismo di Art Tatum, ce n'è in uno dei tanti cutting contest in cui appunto c'erano delle vere e proprie gare, no, di virtuosismo, grandi pianisti appunto partivano da un brano e poi improvvisavano, no? Uno dei partecipanti in una serata al Birdland, Bud Powell, che non era certo un pivellino del jazz, insomma, disse a Tatum: "Uomo, ho intenzione di mostrarti veramente cosa è il tempo e come si suona veloce, ogni volta che vuoi." Il nostro Tatum, flemmatico come sempre, come era il suo stile, gli rispose sorridendo: "Guarda, vieni qui domani e tutto quello che tu fai con la mano destra, io lo farò con la mia mano sinistra." Ma Powell non raccolse la sfida. Un mondo di sboroni, sboroneggiavano. Secondo me arrivano anche un loro, diciamo, seguito anche femminile, no? È possibile, sicuramente. Esaltava la sboronaggine. Le doti. Sborone, diciamo così, dopo questo arriva anche un ruolo di tamburi. Direi di ascoltarci Tiger Rag di Art Tatum. Fantastico.
ecco che sta partendo, sia se con la mano destra o con la mano sinistra.